fai ai figli delle stelle, non lo so, cioè se proprio devi fare. No, ma stavo scherzando. Cari italiani, benvenuti. Mi rivolgo a te, Dante. Noi dobbiamo andare da Dante, non il contrario, disse il prof. Dantemporaneo. Si chiude così la prima giornata del Festival Dante 2021+1 e gli antichi chiostri francescani. Protagonista Vittorio Pettinato, TikToker, accompagnato dal sassofono voce di Isabella Fabbri. Per parlare di Dante c'è anche un TikToker, una professione innovativa, ma non solo TikToker, perché io ho visto imitazioni, musica, un po' di tutto. Sì, allora ho iniziato da piccolissimo con imitazioni a teatro, sketch, monologhi, eccetera. Poi sono arrivato su TikTok in pochissimo tempo, perché sono nuovo del mondo TikTok, ed è partita un'avventura, una grande avventura. TikTok ti dà la possibilità veramente di farti conoscere da un sacco di persone, ma soprattutto promuovere un po' quello che uno sa fare, ecco. Ovviamente l'obiettivo sarebbe quello di poi portare tutte le persone, buona parte delle persone che mi seguono in teatro, e quello sarebbe veramente il sogno. Però diciamo che poco per volta l'obiettivo si sta raggiungendo, ecco. Cosa accadrà questa sera? Allora, questa sera siamo contentissimi. Uno, perché ha smesso di piovere, incrociamo le dita. Due, porteremo uno spettacolo un po' fuori di testa, nel senso che sarà uno spettacolo semiserio, quasi comico. Non vuole essere per forza comico, ma vuole avvicinare diverse generazioni, persone magari che sono più appassionate, persone meno appassionate al grande poeta, e portarle verso di lui. Non fare l'errore di andare a prendere Dante e portarlo qui insieme a noi. Quindi rendere Dante contemporaneo penso possa essere un errore, e durante lo spettacolo lo ripeterò più volte. Quindi l'obiettivo è quello di accompagnare in un viaggio tutte le persone verso il grande poeta. Poi ce l'abbiamo qui a due passi, quindi siamo contentissimi. Se fossero qui con noi, lasciamo stare la politica, il Papa o Jovanotti, cosa direbbero di Dante? Beh, da Dante c'è tanta cosa da dire, ma la cosa migliore è sposta a Bonifacio dall'inferno, perché poverino, e lì è un collega, può aver sbagliato, ma magari un monolocale vista al Giardino dell'Eden se potrebbe trovare. Sì, Jovanotti invece, ragazzi, faremo un Giova Beach Paradiso Party, prenderemo le spiagge cristalline, sarà una figata pazzesca, veramente. Stiamo producendo un sacco di cose, veramente. Faremo salamelle, panini, birre, tutto lì al grande evento del paradiso. Quelli del purgatorio dovranno aspettare un pochino, ma voglio dire, ci divertiremo, ragazzi, vi aspetto, qui a Ravenna e poi in paradiso.